Eccoci qua, tutto chiaro, vedi, sei già nel mood di questo tutto programma. Tra l'altro, come hai capito, noi parliamo di benessere, di salute, e quindi ti abbiamo invitato perché noi, soprattutto anche le signore e i signori del pubblico, vogliamo sapere i segreti per essere in forma come te. Segreti. Della tua linea e della tua bellezza. Io, guarda, lo so che ce li hai, Marisela. Io ringrazio la natura, ringrazio Dio e i miei genitori, ma soprattutto bisogna essere molto disciplinata. Secondo me è avere molto amore per te stessa. Quindi non sgarrare mai nella dieta. No, tu puoi sgarrare, rigidi, ma poi ti rimetti un po' in sesto. Il giorno dopo fai un pochino... Io quel fanatismo di questa moda che è uscita, è vegana, celiaca, vegetariana. No, uno deve mangiare tutto quello che il tuo corpo ti chiede. Io sono 2 anni che non mi siedo a tavola regolarmente e mangio crudo. Ah, tutto tu crudo? Pensa, crudo. E mi fa benissimo alla salute, perché ho una certa età, tu lo sai, non si dice. Vabbè, non si dice perché non si vede. Ma scusa, quando sei invitata a cena? No, mangio per tutto l'anno, mangio di tutto. Ah, ok, non è che mangi prima. Tu mi hai visto in certi posti. Sì, sì, ho visto. In alcuni posti eravamo lì a mangiare dove qualsiasi cosa. Dove non si può dir di no. È no, vero. Quelle cose non si fanno che a casa. Le diete, per favore, fatele solo a casa, non fate i capricci, perché è maleducazione, prima di tutto. È una mancanza del rispetto verso una padrona di casa che si ha dato da fare per accontentarti. Tu non le puoi dire, io sono vegetariana, non mangio questo. Non voglio mangiare questo. Fai finta e mangia tutto. Vabbè. Io a casa mia però mangio crudo. Tutto crudo. E questo è uno dei segreti della tua... Importantissimo, è molto liquido, niente alcol, niente fumo, niente, voglio dire, niente superalcolici. Ci fanno malissimo e quello che non vedi oggi lo paghi dopo. Beh, insomma, lo una paghi vita dopo. Di restrizioni, No, per niente, guarda, una vita sana. Io una vita di restrizione mai. Adesso voglio farti vedere alcune immagini che ti riguardano. Bello. Madame Marinesa Federici, una gran dama. Meno male che hai sbagliato il nome. No, ma c'ho il fiatone. Penso che una festa riuscita è quella dove la padrona di casa si diverte più degli ospiti e pensa che è l'ultima volta che fa un pranzo. Allora ce la mette tutta e dà il buon esempio e tutti si divertono. Allora, questa casa io l'ho concepita per l'uso pratico, perché non è un museo, è una casa vissuta, vissutissima, e bisogna dare facilità. Il bon ton, come ha detto Lina Sottis, è porgersi con grazia, e la grazia è buon senso, è rispetto per gli altri, penso. Non te l'aspettavi, Beh, no, sono ti contenta prego. Di averti fatto io, una io adesso io questo me lo faccio dare. Ma certo. Soprattutto quello con Chiambré. Senti, tu comunque hai conosciuto i grandi della terra. Diciamo che il jet set internazionale, non tutti, però insomma quasi tutti sono passati almeno una volta a cena a casa tua. Ma so che c'è una persona. Mi metti in imbarazzo? No, no, dai, è la verità. Così. No, c'è una persona a cui tu sei stata molto legata, che è Susanna Agnelli. Ma era una mia vicina di casa, madrina dei miei 2 figli, madrina dei miei 2 matrimoni. Ma cos'è che vi accomunava, oltre all'amore per la famiglia, per i figli, una donna regale come te è stata? No, era una donna piena di buon senso ed era una futurista, aveva un modo di vivere ed un sano incredibile, e io ho un senso di riconoscenza enorme perché mi ha insegnato molto, e questo è il tributo, guarda, più grande che io posso fare a una persona che era una donna molto speciale. Sì, una donna di grandissima classe come guarda, te. Guarda, parlo oggi perché ci sei te, ma da solito preferirei non parlare per rispetto, ma è una donna che era molto speciale. Va bene, allora parliamo di futuro. Parliamo di futuro, parliamo dei tuoi figli. Edoardo e Margherita, tu sei legatissima a loro, malgrado loro vivano insomma un po' in giro per Edoardo il mondo. E Margherita. Tu cerchi di seguirli. Per fortuna. Adesso, guarda, adesso sono stati qua, Margherita è a Roma. Edoardo, poveretto, fa una vita che non la auguro, perché si sta perdendo tutto quello che è l'adolescenza. Lui si è laureato molto giovane a Cambridge e fa una vita da uomo d'affari, è quello che ha voluto fare, però si perde in momenti della spensieratezza. Sì, però Edoardo, devo farti un appello. Allora, eccolo adorato, qui, Edoardo, bellissimo. So che la tua mamma ha un grande desiderio, anche Margherita lo dico, sì, di diventare nonna. Sì, ragazzi, ti prego.
Sì, ragazzi, perché già cammino male, non voglio avere una carrozzina, un bastone e una badante dietro, voglio essere io la nonna badante dei miei nipotini, pensa che bello. Allora, la prossima volta che ci incontreremo in uno studio televisivo, perché spero di incontrarti prima, spero ci darai questa bella notizia. Speriamo, l'appello l'abbiamo fatto. Ringraziamo molto Marisella Federici. Grazie.